Iacovazzo Nicolò, Imparato Erika. Aspettando la gloria della resurrezione, il popolo dei fedeli salernitani ha celebrato la morte del Cristo chiedendo in questi tempi bui che illumini gli uomini sulla via della pace. Il saluto dei bimbi che hanno ricevuto il Santissimo e l'adorazione della croce hanno proceduto alla Via Crucis nella parrocchia di Sant'Eustachio a Salerno. Ecco il legno della croce a quale fu appeso Cristo, Salvatore del mondo. Le prime tappe della Via Crucis in chiesa, le ultime due nel giardino, hanno scandito il Venerdì Santo. Partendo dalla croce, arriviamo poi all'ultima stazione. Sì. Che quella Gesù deposto nel sepolcro, ma quest'anno abbiamo voluto dare una tonalità particolare, perché il sepolcro è la capanna dove noi abbiamo realizzato la natività, e alla luce, come dire, di quella prospettiva teologica degli ortodossi, abbiamo messo al posto della capanna il sepolcro, perché è la Pasqua del Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui questa suggestione che volevamo dare era quella di comprendere che la vita di Gesù è un atto unico, dalla nascita alla risurrezione. Il momento finale, tanta gente in chiesa, insomma, fa piacere, no? Riscoprire questo momento. Sì, anche se non vogliamo illuderci, perché sappiamo benissimo che i dati sono sconfortanti, ma questo non significa che bisogna demordere, c'è bisogno di procedere e di comprendere che oggi la Chiesa deve vivere un'esperienza di piccole comunità che fanno un cammino serio, vigoroso, veemente, ardimentoso sulla parola di Dio e sull'Eucaristia. Testimonianze di chi ha sbagliato, di chi si sente come Barabba e degli operatori di giustizia nella piazza della cittadella giudiziaria per il secondo anno consecutivo con l'arcivescovo Bellandi hanno caratterizzato un altro momento di grande fede. Un momento di riflessione su quello che stiamo vivendo ormai da più di due anni. La guerra ci interroga sul senso profondo della nostra umanità, sul fine che dobbiamo raggiungere. Non penso che il fine sia la guerra della vita dell'essere umano, ma penso che sia la pace. E quale settimana migliore di questa ci può aiutare a comprendere il sacrificio che c'è dietro alla storia e alla verità di Gesù Cristo? Gesù ci ha insegnato il bene, ci ha insegnato l'amore, ci ha insegnato la fraternità, e penso che noi oggi lo dobbiamo annunciare dai tetti. È un momento di fede e qui dobbiamo riflettere quello che Gesù ha fatto per noi, e soprattutto di una madre che ha vissuto il dolore della perdita di un figlio. Questo ci deve essere l'insegnamento, la perdita dei figli che chiaramente avvengono anche con le guerre. Quindi noi ci auguriamo che questa serata che viviamo con tanta fede possiamo dire al mondo pace, ma soprattutto amore, e l'amore deve cominciare da chi abbiamo accanto.